Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi video misto, parleremo di profumi, di asciugacapelli, di skincare, ma prima però un cenno alla mia combolabbra ossessione del periodo, che è questa che indosso ed è composta dalla pastello labbra Cambridge e il rossetto d'Estée Lauder meringata, tutto di Neve Cosmetics. L'ho provata un giorno e non l'ho più mollata, ha un colore che adoro, che veramente sta bene con tutto. Il rossetto poi è matte ma è veramente morbido, super confortevole e ha una buona durata. Tra l'altro è una combo attira complimenti perché tutti mi chiedono che cos'ho sulle labbra e quindi insomma volevo mostrarvela, anche perché fino al 22 dicembre sul sito Neve trovate tutti i prodotti in catalogo scontati del 15% e in più se utilizzate il codice Paola10 potete usufruire di un extra sconto del 10%. Ma cominciamo quindi, e voglio parlarvi di due profumi coccola che ho scoperto e che sto utilizzando con piacere in questo periodo, assolutamente low cost entrambi. Il primo è questo ed è in realtà un profumo in olio che inseguivo da diverso tempo, era wishlist da tempo immemore ma era sempre sold out su Amazon, appena l'ho visto disponibile quindi l'ho acquistato subito, ed è praticamente l'olio profumato Golden Sand, quindi profumo unisex bestseller di Al Riab. Questa chiaramente è la scatola esterna, il profumino è fatto in questo modo, quindi ha un packaging in vetro con tappo in plastica e sopra chiaramente c'è il roll-on e contiene 6 ml di prodotto, quindi ha un formato pratico e compatto ideale da portare sempre con sé. Le note olfattive sono vaniglia, caramello, ambra, oud e note floreali. Io in questo profumo sento solo vaniglia, caramello e ambra, assolutamente non sento né l'oud, per fortuna, perché è una nota che non amo particolarmente, e neanche le note floreali, ed è veramente delizioso, è golosissimo, caldo, avvolgente, un profumo perfetto anche per il layering, quindi da stratificare, aumenta sicuramente la tenuta delle fragranze che ci applicate sopra e in più aggiunge un po' di dolcezza. A me fa venire proprio in mente un cono alla vaniglia con sopra praticamente il caramello, insomma, quindi diciamo una bella immagine. E indubbiamente questo è un profumo dolce quindi insomma devono assolutamente deve piacere assolutamente il genere, però secondo me non in modo eccessivo, è goloso in un modo equilibrato, semplice ma direi ben costruito. Sulla mia pelle dura tutto il giorno, quindi direi che ha una buona persistenza ed è un profumo in olio, quindi si fonde con la pelle e viene intensificato proprio dal calore del corpo, diciamo che tende a rimanere piuttosto vicino alla pelle e non è che bisogna mettere il naso sul polso per sentirlo, però sicuramente non è un profumo opprimente, è un profumo che invade gli ambienti. Con questo non farete venire il mal di testa a nessuno ed è veramente fantastico, proprio zuccherino, un profumo quindi caramelloso, meravigliosamente confortante, che regala felicità. Io in realtà non sono una grande amante di questi profumi con vaniglia, caramello, in realtà non amo nemmeno i dolci, io non mangio mai i dolci, neanche quando è il mio compleanno, insomma assaggio una fetta di torta, giusto per intenderci, però questa combinazione devo dire che mi piace moltissimo e la trovo perfetta chiaramente per l'autunno-inverno. Infatti spero prima o poi di trovare anche la versione profumo di Golden Sand. Se la trovate, se la vedete da qualche parte, avvisatemi perché voglio assolutamente acquistarlo. Se amate la combo vaniglia-caramello, questo per me è veramente un must have. Tra l'altro ha un costo irrisorio perché costa 8,99€ se non erro su Amazon, quindi veramente nulla. Vi lascerò chiaramente il link giù nell'info box. Passiamo al secondo profumo, che è invece un profumo equivalente che ho ricevuto da Profumi San Marino, un brand quindi made in Italy che si occupa di profumi equivalenti, valutata questa azienda eccezionale su Trustpilot e con un rapporto qualità prezzi veramente imbattibile. Ve ne ho già parlato in un altro video, le confezioni sono semplici ma i profumi hanno una buona durata e sono sicuramente di buona qualità. Se volete provare qualcosa, giù nell'info box vi lascerò il codice Ladyglow 3 per usufruire di uno sconto di 3 euro su un ordine minimo di 10 euro. Io vi consiglio assolutamente un giretto sul sito, anche perché ci sono tanti discontinuati tipo Gloria di Cacharel o Just Rock di Zadig & Voltaire, e poi anche nella nicchia ci sono delle referenze molto difficili da trovare in giro, come per esempio Sensual Instinct di Montale, insomma, ma veramente c'è tanto altro, è un sito super interessante. E
quindi vi dicevo, referenze difficili da trovare in giro come questo profumo che io ho scovato e che è quello con il numero 867, che è l'equivalente di confetto di Profumum Roma. Ora, girando praticamente sul web, insomma online, non sono riuscita a capire a quale famiglia appartiene questa fragranza. In giro ho trovato scritto mandorlata, vanigliata, dolce, gourmand, ma queste non sono famiglie olfattive. Ad ogni modo, su Fragrantica sono elencate 5 note olfattive: mandorla caramellata, anice, vaniglia, ambra e muschio. Ora, io ho scelto questo profumo attirata dal nome e attirata anche dalla descrizione, perché viene descritto come un profumo, una fragranza allegra e gioiosa con note dolci e golose, perfetta quindi per quelle donne ancora un po' bambine, a momenti capricciose, a momenti provocanti. Quindi la descrizione è molto suggestiva, ma vi dirò che quando è arrivata a casa e l'ho spruzzato, praticamente sono andata a controllare il numero sulla confezione, perché pensavo di aver sbagliato fragranza, semplicemente perché immaginavo un profumo quindi dolce, zuccherino, gourmand. In realtà sulla mia pelle non è affatto così, non ha un profumo che rievoca quello del tipico confetto. Sicuramente si sente la mandorla è la nota protagonista, una mandorla tostata direi, con un tocco di anice su una buona vaniglia e una base muschiata. A me piace moltissimo la nota dell'anice e con il suo profumo è ricco di sfaccettature, dal dolce al pungente, fresco, aromatico, speziato, e secondo me lega, sta veramente benissimo con la mandorla. Quindi diciamo che le quattro note che io avverto in questa fragranza sono quindi mandorla, anice, vaniglia e muschio. Un mix secondo me splendido e perfettamente equilibrato. È un profumo abbastanza lineare, che non ha una grande evoluzione sulla mia pelle, quello che è resta, ed è dolce ma non gourmand, quindi questo non richiama pasticcini, marzapane. È un confetto pulito, cipriato, arioso, leggero, grazie alla sua base muschiata. Sembra infatti più un borotalco al confetto. Quindi diciamo che non è questo invece un profumo goloso, quindi non ha un odore commestibile. Ora, confetto viene spesso paragonato a Hypnotic Poison di Dior, alla primissima formulazione, che devo dire io non ricordo con esattezza, però i due profumi a me sembrano profondamente diversi, perché comunque io questo lo sento più leggero, più delicato, insomma più arioso, e poi qui c'è l'anice, quindi per me è veramente un'altra fragranza, insomma. È un profumo questo che sicuramente non ha neanche la persistenza dell'originale, perché ho letto che l'originale confetto dura praticamente tutto il giorno, questo invece su di me dura 6-7 ore, però non tutta la giornata, e rimane piuttosto vicino alla pelle, quindi è più diciamo uno skin scent, non è un profumo da scia, ma è veramente una coccola. Questo è un profumo rilassante, un profumo rassicurante, un profumo veramente che dona una piacevole sensazione di benessere, proprio che fa stare bene. E sono due profumi, anche quello di cui vi ho parlato prima, che mi fanno stare bene, ma in un modo diverso, perché appunto quello è molto dolce e gourmand, questo invece è un pulito, talcato, cipriato, che è veramente una coccola rassicurante. Mi piace veramente tantissimo. Ora, ha un profilo olfattivo sicuramente confetto che è più tipico della stagione fredda, per la combo mandorla vaniglia, ma è veramente leggero, quindi secondo me questo è un profumo bello con il caldo, bello con il freddo, bello per il giorno, bello per la sera. Quindi una mandorla vaniglia non gourmand, non troppo forte, quindi non troppo dolce, è facile da indossare, un profumo raffinato, discreto, quindi elegante e assolutamente pulito. Quindi per quanto mi riguarda, per gli amanti della mandorla, questa versione quindi di Profumi San Marino, al di là delle similitudini con altre profumazioni, è sicuramente da provare. Sono andata ad aprire il Corriere, che a casa mia è sempre il benvenuto. Comunque vi dicevo, sicuramente da provare, anche perché ha un costo veramente imbattibile, 10,99 euro a prezzo pieno, quindi poi potete utilizzare se volete quindi il codice Lady Glow che trovate nell'info box. Come vi anticipavo, vediamo se riesco a appoggiarlo da qualche parte senza romperlo, vi anticipavo che voglio parlarvi oggi anche di un phon meraviglioso che si chiama You Want Elegant High Speed Air Dryer H100 del brand quindi You Want.
che ho ricevuto direttamente dall'azienda. Ora vi dico subito che, per quanto mi riguarda, questo è il phon più bello mai visto. Mi piace tutto di questo asciugacapelli, a partire dal colore, che viene descritto come iceberry pink ed è una specie di mix tra un malva e un rose gold satinato, e anche il cavo praticamente è tutto malva, compresa la fascetta, come vedete, che tiene il cavo raccolto. È veramente una sciccheria, è proprio un phon romantico, raffinato e iper femminile. Ha un design quindi accattivante e moderno, una struttura assolutamente armoniosa, equilibrata. Sono state fatte varie ricerche quindi per raggiungere questa che è la forma e la dimensione perfetta, anche per quanto riguarda l'impugnatura e il diametro praticamente dell'ugello. È un phon questo lussuoso, curato nei minimi dettagli, che ora voglio andare brevemente ad elencarvi. Voglio parlarvi un attimino anche delle sue caratteristiche, oltre che dirvi che è esteticamente bellissimo. Ah, dimenticavo di dirvi che lo trovate comunque anche in grigio, se non amate il rosa, un grigio granito scuro, sempre satinato. Ora, questo phon ha praticamente un motore potente, quindi ad alta velocità, da 110.000 giri al minuto. È un flusso d'aria massimo di 66 metri al secondo, che garantisce quindi una asciugatura veloce con un risparmio quindi di tempo e fatica. Ha una potenza di 1500 watt ed emette 300 milioni di ioni negativi per centimetro cubo, quindi utilizza la famosa ormai tecnologia con ioni negativi per ridurre i tempi di asciugatura, rendere i capelli morbidi, setosi, lucenti, idratati, e poi anche ridurre l'odioso o l'odiato anche effetto crespo. È dotato di un beccuccio quindi a cono magnetico e girevole a 360 gradi, che come vedete si aggancia facilmente quindi al phon. Ha un design intuitivo e un comodo posizionamento dei pulsanti, che sono praticamente soltanto due e sono posti quindi qui come vedete, e abbiamo quindi un pulsante che regola la velocità di asciugatura, si può scegliere tra alta e bassa, e poi quello che regola la temperatura, ed è possibile scegliere tra quattro opzioni semplicemente quindi premendo più volte il pulsante. Abbiamo quindi aria calda, aria media, aria fredda e modalità alternata caldo-freddo. La cosa carina è che in questa posizione ha praticamente un LED ad anello che mostra quindi la modalità di asciugatura quindi che stiamo utilizzando, quindi si colora, quindi mostra un colore diverso a seconda quindi della temperatura che stiamo utilizzando. Quindi vedremo questo anello rosso per l'aria calda, arancio per l'aria media e azzurro, insomma blu, per l'aria fredda. Quando per passare alla modalità alternata, quindi caldo-freddo, bisogna tenere premuto per qualche secondo quindi questo il pulsante della temperatura, e in questo caso invece, quando utilizziamo questa modalità, la luce LED passa quindi mentre lo usiamo da blu ad arancio a rosso, quindi e così via. Questa modalità, tra l'altro, io non l'ho ancora mai utilizzata, ma ho letto che dovrebbe rendere i capelli alla chioma quindi ancora più lucente e setosa, e quindi devo assolutamente rimediare. Un'altra caratteristica importante da sottolineare è che mi piace anche giocarci con questo beccuccio. Comunque è anche leggero, perché pesa 360 grammi, quindi è facilissimo, comodo da trasportare ovunque, e poi è silenzioso, solo 58 decibel di rumore, che è pochissimo, perché comunque ho letto che solitamente in media i phon tradizionali emettono un rumore che spazia tra 80 e 90 decibel. Questo utilizza una doppia tecnologia di riduzione del rumore, quindi per un'asciugatura silenziosa, quindi meno fastidiosa. È perfetto sia per uso professionale che per uso domestico, e direi sia per uso personale che come idea regalo. Io lo trovo veramente meraviglioso, per me è un gioiellino, mi ha convinto al 100%. È bello, elegante, è potente, è veloce, maneggevole, leggero, silenzioso. Costa 99 euro e per me li vale tutti. Giù nell'info box chiaramente troverete il link se volete provarlo anche voi. Ma oggi voglio parlarvi anche di Labbo, perché ho ricevuto tre prodotti che fanno parte della linea collagenina, caratterizzata da formulazioni che contengono 6 collageni di diverso peso molecolare che, grazie alla tecnologia transdermica brevettata da Labbo, penetrano in profondità nel derma con un'efficacia testata per contrastare il rilassamento cutaneo. Collagenina è infatti un trattamento rimpolpante e rassodante ad uso domestico. Sappiamo tutti purtroppo che con l'avanzare quindi dell'età la produzione di collagene diminuisce,
finisce e quindi iniziano quindi a comparire i primi segni dell'invecchiamento. Collagenina consente di mettere in pausa praticamente questo processo e quindi di contrastare il rilassamento cutaneo, i cedimenti strutturali, quindi migliorando la struttura della pelle. La gamma collagenina è composta, oltre che dal trattamento intensivo di 14 giorni da fare a casa, anche da tre prodotti, che quindi sono quelli che ho ricevuto da Labo, e si tratta di crema giorno, crema notte e crema collo, che sono disponibili con tre differenti concentrazioni di attivi a seconda quindi della necessità, quindi della severità del rilassamento cutaneo. Abbiamo quindi grado 1 per l'assità iniziale, grado 2 per l'assità moderata, grado 3 per l'assità avanzata. Io ho ricevuto grado 1, devo ringraziare insomma il carissimo Umberto, però penso insomma che per la mia situazione, per la mia età, ci voleva almeno il grado 2. Comunque queste scatole, il packaging dei prodotti è fatto in questo modo: abbiamo quindi una scatola esterna in cartoncino, quindi color oro, e poi invece il packaging primario è fatto in questo modo: abbiamo una confezione, quindi un barattolo, quindi in vetro, bellissimo direi, perché come vedete, se la mia videocamera collabora, è sul bordeaux ad effetto sfumato, quindi in vetro con tappo in plastica, e contengono 50 ml di prodotto. Ora, finora l'unico prodotto che io ancora non ho provato, non ho proprio aperto, è la crema giorno, quindi che va applicata al mattino, perché sto testando altri prodotti, ma ho cominciato quindi ad utilizzare la crema notte, quindi con i 6 collageni rassodanti e rimpolpante, quindi che è un trattamento quindi notturno, ha una formula quindi sicuramente ricca, quindi studiata appunto per l'uso serale. Comunque è una crema che si assorbe facilmente dopo un breve massaggio ed è assolutamente efficace, perché al mattino lascia la pelle veramente super morbida ed elastica. Ma il prodotto che mi ha veramente conquistato già dopo poche praticamente applicazioni è questo, che è la crema quindi collo, quindi la crema per un collo tonico e rimpolpato, che praticamente aiuta quindi a prevenire e trattare l'indebolimento della cute del collo, una crema proprio che rinforza la pelle e che favorisce quindi la compattezza, e va applicata mattina e o sera facendola assorbire con un breve massaggio quindi dall'alto verso il basso. Ora sicuramente siamo in tante a trascurare praticamente il collo, a focalizzarci sul viso e a trascurare il collo, che invece è la parte del corpo che insieme alle mani mostra sicuramente per prima i segni praticamente del tempo, rivela l'età di una donna. La pelle del collo è sottile, delicata, e poi è sottoposta costantemente agli effetti del sole, delle intemperie, dell'inquinamento. La pelle del collo poi può perdere di elasticità anche per altre cause, come per esempio le oscillazioni del peso, posture scorrette. Ad ogni modo, quello che è certo è che rivela precocemente i segni del tempo, e quindi è importante intervenire altrettanto precocemente, ed è per questo che Labo ha studiato quindi un trattamento specifico dedicato per restituire tono, elasticità e freschezza alla pelle di questa zona così delicata. Ora, io la sto utilizzando, vi dicevo, da qualche giorno, diciamo che in realtà purtroppo ne ho già utilizzato abbastanza, come potete vedere, e vi posso garantire che io vedo già dei risultati. Sarà che sul viso da anni utilizzo costantemente prodotti di buona qualità, ma sul collo non utilizzo appunto solitamente dei prodotti dedicati, ma veramente vi assicuro che dopo pochi giorni io già noto veramente dei risultati, noto dei cambiamenti, perché io la pelle la sento più morbida, ma anche proprio più spessa e più elastica anche al tatto. Infatti mi ritrovo spesso, devo dire, durante la giornata sto litigando con il coperchio, col tappo, cercando di chiuderla. Ce la farò prima o poi, è una questione di vabbè, ce la faccio dopo. E vi dicevo che praticamente mi ritrovo durante la giornata a accarezzarmi proprio il collo, perché la sensazione è veramente super piacevole. Quindi direi che i primi risultati sono promettenti, ma non ho dubbi sull'efficacia del prodotto, perché io nel tempo ho potuto provare tanti prodotti Labo e li ho sempre apprezzati. Labo è una garanzia in termini proprio di qualità ed efficacia, quindi se anche voi volete un aiuto per contrastare purtroppo il rilassamento cutaneo, vi straconsiglio quindi di provare i prodotti della linea Collagenina, che potete trovare insieme agli altri prodotti Labo nelle farmacie sia fisiche che online. Bene, io spero di avervi fornito qualche utile informazione, lasciatemi se possibile un like se ovviamente avete apprezzato il video. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo alla prossima.